bagnami in tutto il mio splendore. Ma quando mangio splendore, devo fare anche lo shampoo. Sembro una dama di tanto tempo fa. Vabbè, comunque, è un complimento che mi sto facendo. Anche se, non so voi, ma non mi ci vedo più con la matita blu. Perché ho utilizzato una matita blu, non mi ci vedo più completamente. Ora sono nel mood marrone, viola e verde, verde proprio boss. Non stiamo parlando di make-up. Oggi voglio parlarvi, come avrete letto dal titolo, come avete letto dal titolo, voglio consigliarvi una maschera in tessuto. Tutte quelle che ho provato in tessuto di Geomar, le provate tutte praticamente, sono ottime. Nello specifico voglio parlarvi di quella anti-age. Un po' di tempo fa, non mi ricordo di che cosa avevo parlato, forse della crema proprio idratante Geomar, vi ho detto che ho provato nel tempo le maschere in tessuto Geomar, anche quelle in monodose, mi sono trovata benissimo e vi avevo promesso che vi avrei parlato della maschera in tessuto. Sono specifica sulla maschera in tessuto perché quelle monodose già se ne è parlato tantissimo, invece questa in tessuto io non le sento proprio nominare, non le sento nominare, non ne bega proprio, e quindi ho deciso di consigliarle perché sono dei prodotti molto molto buoni. È un prodotto acquistato da me, non è una collaborazione, non è una sponsorizzazione. Io ve lo scrivo sempre in descrizione, però ve lo specifico. E prima di iniziare vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimarinsud_official, vi metto qui il nick, e adesso parto con il mostrarvi la maschera. Tenete presente che io le trovo, le maschere Geomar, queste però in tessuto, le trovo da Ticotà. Acqua e sapone ha le maschere Geomar, ma quelle monodose. Invece Ticotà ha una buona scelta, una vasta scelta tra quelle in ecodose e quelle in tessuto. Quelle in tessuto Geomar da acqua e sapone, io non l'ho mai vista. Può essere che ci stanno e se l'hanno pigliato, però io proprio il tagliandino con il nome del prodotto io non l'ho mai visto. Non lo so, fatemi sapere nei vostri punti vendita com'è la situations. L'ho pagato 1,99 € da Ticotà. Questa nello specifico è una maschera in tessuto idratante anti-age. Ci sono diversi estratti. Ora vi metto la lista ingredienti. Ok, la vedete la lista ingredienti? Allora, all'interno trovate, lo potete leggere, l'olio d'oliva biologico, il babucchiol, l'estratto di lavanda biologico, l'acido ialuronico, l'estratto di centella asiatica e oligoelementi del Mar Morto. Questi sono sostanzialmente gli ingredienti che vanno a caratterizzare la maschera, ma più che altro l'effetto anti-age. Ha un'azione intensiva, il tempo di posa è 15 minuti, anche se in passato l'ho tenuta in posa più di 15 minuti, più o meno una ventina di minuti, e nel mio caso non è successo niente, però ecco perché l'ho tenuta più tempo. Prima perché mi ci fa strenare di andarla a rimuovere, perché è molto confortevole, e poi perché l'azienda sul sito dice tenerla in posa almeno per 15 minuti. Quindi mi sono detta, se c'è scritto almeno 15 minuti, se la tengo in posa 20 minuti, sto facendo un esempio, senza ecco, cadere nell'eccesso, sicuramente non avrò nessun tipo di problema. E infatti così è stato. Qui dice che ha un'azione intensiva per una pelle più rassodata. All'interno c'è tantissimo, tantissimo siero. Infatti, quando voi la toccate, sentite proprio un grande quantitativo di prodotto. Infatti, gli ml sono 22 ml. L'azienda è un'azienda italiana, stiamo parlando dell'ammirato, è dermatologicamente testato. La formula è vegana ed è ideale per tutti i tipi di pelle. 95% di ingrediente di origine naturale. C'è specificato che anche il tessuto è a base di ingredienti naturali. Cosa volevo dire? Ah, una cosa molto importante è che il tessuto è molto morbido, è molto confortevole sulla pelle.
Perché ve lo specifico? Perché ci sono alcune maschere che sono sì in tessuto, ma è un tessuto molto rigido, molto composto. Questo invece tende ad appiattirsi e a modellarsi molto bene sulla pelle. Io vi consiglio di mettervi stese, rilassatevi quei 15 minuti, quei 20 minuti, non pensate a niente, mettete un po' di musica e rilassatevi. È una maschera favolosa. Io la faccio una volta o due volte a settimana, molto spesso la alterno con le altre sorelline, gli altri fratelli. Se avete la pelle particolarmente secca, particolarmente arida, o se è una pelle che inizia a presentare un bel po' di rughe, o se avete già un bel po' di rughe, la potete fare anche più di 2 volte a settimana, magari un giorno sì, un giorno no, la potete fare anche prima di un trucco, che so, se avete un'occasione speciale, un'occasione particolare. Farla più o meno un'oretta prima e poi procedere con lo massaggiate molto bene il siero che resta e poi andate dopo all'incirca un'oretta andate ad applicare il make-up. È una maschera veramente molto buona, il profumo è super delicato, è un'ottima maschera, veramente è un'ottima maschera. Anche qui piccola spesa, massima resa, fa veramente il suo lavoro. La pelle dopo è molto più compatta, ma a livello visivo è anche più radiosa, più rassodata, più rimpolpata. Io sono innamorata di queste maschere in tessuto Geomar. Se non le avete mai provate, provatele anche solo una volta, non le lascerete più. Inoltre, conferisce tanta idratazione. Per questo vi ho detto che se avete la pelle particolarmente arida, se avete la pelle particolarmente segnata, dalle rughe o anche dalla stanchezza, fa al caso vostro. Potrebbe fare al caso vostro, anzi, fa al caso vostro, e di applicarla per più di 2 volte a settimana perché dà tanta idratazione alla pelle. Un'altra cosa che voglio specificare: di solito le maschere si utilizzano su pelle asciutta. In questo caso l'azienda consiglia, e ho seguito questo consiglio da quando l'ho acquistata la prima volta, di ovviamente viso pulito, quindi già deve essere deterso, con la pelle inumidita. Non grondante d'acqua, ma inumidita, andate ad applicare la maschera in tessuto. Questo sicuramente perché favorisce la penetrazione di determinati attivi, estratti, ingredienti, insomma, prendete con le pinze, però sostanzialmente usucca e chi stucca. Melania, la straconsiglio questa maschera? La consiglio questa? Sì, assolutamente. Non è specificato per pelli sensibili. Però io ho la pelle sensibile e non ho mai avuto nessun tipo di problema. Se voi avete utilizzato in passato dei prodotti e vi siete trovati male perché magari vi ha portato dei rossori, vi ha portato non so qualsiasi cosa, andate a confrontare la lista ingredienti, ma non vale solo per questo prodotto, ma per tutti i tipi di prodotto, perché significa che all'interno della lista ingredienti c'è qualche ingrediente che la vostra pelle non tollera. Io mi ci trovo benissimo. Altra cosa che consiglia l'azienda è di non aprirla con la forbice, ma di aprirla con le mani. Sta cosa non l'ha già capito perché, ma faccia così. È preciso, ma che vi sto dicendo, è preciso che si apre tranquillamente perché ci sono alcune maschere che hanno, diciamo, questa confezione o in generale prodotti che hanno questa confezione, che voi rapita una parte e sarà fine qua. Mamma mia, un piccettino, ma rapita qua e si scassa. Ma non sono bene mai sta strisce cose. Mamma mia, mi vengono proprio 5 minuti perché chi ha giocato prima che mettono a fare queste cose se poi non cosiano. Invece questa cosea benissimo. Quindi anche la confezione è consigliata. Per una scemenza invece in realtà, quanta cosa sia, è ottima. È un'ottima maschera. Anche se avete qualche evento, qualche situazione particolare, effettuatela un'oretta all'incirca prima del make-up e poi vedrete la differenza. Consigliata Geomar maschera in tessuto idratante anti-age. Anche il profumo è paradisiaco, mi piace tantissimo ed è super rilassante e poi anche la confezione è bellissima. Uci, sì, ma che te ne importa? No, non me ne importa, però così guardate come è molto primaverile, è molto chic, è molto estiva, è molto come dire. È molto, molto. Vabbè, Melania, basta, basta. Vi ricordo che mi trovate su Instagram con il nick melimadeinsud_official. Come sempre, un bacio, un abbraccio e un tarallino dalla vostra Meli Made in Sud. E mi raccomando, se avete provato la maschera, lasciate il vostro feedback, sarà molto, molto apprezzato.